questo è un viaggio dove io sento il mio corpo, il viaggio è tra me e il mio corpo ed è sempre giusto. And giro, 4, 3, 2, la destra, 4, 3, 2, 4, 3, giro un quarto, 4, sto qua. Margherita, lo sai perché ti ho scelto per Yes I Can? Perché è bellissimo vedere una donna di 63 anni che decide di mettersi in gioco. Non siamo in gara, non siamo qui per dire oh cavolo, non ho fatto come lei, lei non ha fatto come me. No, no, così se senti stanca e ti fermi, va bene. Io sono stata per 63 anni schiava del mio corpo perché non mi sono mai piaciuta, mai. Sono Margherita Lembo, ho 63 anni, il peso è tanto e mi vergogno di dire quanto. Sono alta 1,67 circa. Ero sempre gelosa, non sono stata mai tranquilla. Non ho mai avuto fiducia in me stessa, anche lui non me l'ha mai data, devo dire. Anzi, innescava sempre questa gelosia morbosa nei suoi confronti. E quindi io per sempre sono stata un'insicura, perché lui era un insicuro. Non voleva altro che farmi attaccare ancora di più a lui. Questo è un viaggio dove io sento il mio corpo, il viaggio è tra me e il mio corpo, ed è sempre giusto. 5 anni fa. Sono dimagrita 10 kg con la dieta chetogenica, il tutto con la mia felicità perché io sono stata per 63 anni schiava del mio corpo perché non mi sono mai piaciuta, mai. Non c'è, non siamo in gara, non siamo qui per dire oh cavolo, non ho fatto come lei, lei non ha fatto come me. No, no, così se senti stanca e ti fermi, ma va bene. Allora, dopo aver fatto questa dieta chetogenica, non ho fatto il mantenimento, chiaramente, ma continuavo a dimagrire. E la cosa mi destava un po' preoccupazione, perché anche mia mamma mi diceva quanto sei brutta, tutta rugosa, mangia, a nessuno piacevo, tranne che a me. Ho iniziato ad avere paura che mi fosse presa qualcosa, che ci avesse avuto qualcosa, e ho iniziato a mangiare di nuovo. E la cosa, insomma, ho ripreso questi 10 kg in 5 anni. Certo, una dieta chetogenica non la consiglierei più a nessuno, dire il vero. Per prendere in mano la propria vita, certo, è meglio prendere, cioè fare una imparare a nutrirsi meglio e mangiare con moderazione. Allora, ragazzi, adesso ci mettiamo su un gluteo, per favore, di fianco, seduto proprio, sulla parte più importante del gluteo, incrocio le gambe, ok? E sollevo e scendo, e sollevo e scendo. Dani, perché mi guardi così? Mi stai guardando male? Lo stai facendo bene? Allora, questo percorso per me è una grande sfida su tanti punti. Sono stufa di vedermi così, non ce la faccio più. Anche quando mi alzo, che io sono buddista e pratico, la mattina quando mi metto sullo sgabello e mi alzo, quando mi alzo le ginocchia ho proprio un dolore immenso. E quindi ho una voglia pazzesca, ma anche di riprendere di perdere i miei chili, perché ho un armadio che è soltanto roba di quando ero magra e non posso permettermi di comprare un altro che vestiti. Quindi per me una doppia sfida. Mettiamo le gambe lateralmente, qua, proprio a 90 gradi. Su, sollevo la gamba e molto efficace per i glutei. Stendo le gambe l'altra parte, non mica possiamo avere soltanto un gluteo alto qua. Par condicio, par gluticio.
Margherita, come debutta? Come ti va? Alla grande. Quando è l'ultima volta che abbiamo fatto movimento? 3 anni fa. Relax tutti quanti. E oggi che cosa ti senti? Libera. Liberata. Perché ti senti liberata? Perché ho ripreso coscienza del mio corpo. Finalmente. E sei pronta per fare questo viaggio? Non sono più legata a niente. Siamo qua per questo. Yes, grazie. I can. Yes, I can. Bravo. Margherita, lo sai perché ti ho scelto per Yes, I Can? Perché è bellissimo vedere una donna di 63 anni che decide di mettersi in gioco, no? Me lo gioco tutto, voglio reinventarmi, voglio cambiare vita, voglio cambiare stile di vita. Così, io ti ho scelto per questo programma perché tu sei la mia guerriera, quella che combatta per ritornare in forma anche a 63 anni. Vedendo le altre ragazze, infatti ne parlavo anche con una mia amica perché ho raccontato un po' questa mia avventura, devo dire mi sento un po' piccolina perché loro hanno dei problemi molto importanti, stanno affrontando questa sfida con alle spalle un percorso molto pesante. Io in verità mi sento un po'... insomma, fuori luogo a volte, perché dico io il mio problema forse non è neanche così importante come loro. Margherita, grande Margherita. Sei fantastica perché ti sei messo in gioco, possiamo dire quanti anni hai? 63. 63. E sei fantastica perché hai deciso di buttarti in un gioco e metterti in gioco. Perché? Prima per dimostrare che non c'è, per una donna non c'è un'età. E che se si vuole raggiungere un obiettivo, non conta l'età, in qualsiasi punto della vita uno può iniziare a vivere di nuovo. Nel cuor tuo, onestamente, nella tua testa, quanti anni hai? Non 63, molti, molti di meno. No, per me non conta proprio niente l'età. Tu ami le persone che possono mangiare e non ingrassare? Yes. E chi sono? Tante ne conosco. Prima era mia mamma, che mangiava come una sprocedata, scusate il termine, e non ingrassava. Però criticava me che mangiavo e ingrassavo. E come ti faceva sentire questo? Male, malissimo. Il rapporto di mia mamma è stata una cosa pessima, che non auguro a nessuna figlia, guarda. Margherita è una donna molto speciale perché è tanta, tanta donna, perché avendo più tempo sulla pianeta del resto di noi, ha vissuto tante fasi, no? La fase dei 30 anni, dei 40 anni, di 50 anni, diventare madre e anche magari avere anche qualche problema con un amoroso. È bella la sua storia, bella la sua grinta, bella anche la sua persona perché è una donna, ripeto, che vuole rimettersi in gioco e ritornare a rivedersi com'era, ok? In questo momento della sua vita. Per rendermi felice adesso come adesso penso che avrei bisogno soltanto di un compagno che mi stia accanto, riprovare a sentire un'altra quell'amore che, sincero, che non ho mai avuto. Perché poi altri amori, i miei figli, so di averli perché li ho sempre sostenuti, perché so che ci sono per loro. Perché io vorrei un uomo che abbia coscienza di se stesso, che non abbia paura, che ci sono uomini che restano con le proprie compagne, anche se non le amano, senza amore, senza niente. Io ho avuto il coraggio di dire al mio ex marito che non lo amavo più e me ne sono andata di casa a costo di stare anche, di fare una vita grama, però ho preferito. Secondo te, le donne che ci stanno guardando, no? Che cosa devono imparare da questo percorso che stiamo facendo tutti insieme? Allora, intanto ad accettarsi per quello che sono, non farsi condizionare da nessuno, soprattutto dalle persone che le accompagnano, tipo mariti, compagni. Io ho avuto una vita di... Mio ex marito mi ha sempre criticato e mi ha fatto sentire una nullità. E questa cosa me la sono portata, quindi avere l'autostima per se stessa, capire quanto vali come persona, come donna, quanto sei importante per tutti, perché sei di sostegno ai figli, a tuo marito stesso, ai tuoi genitori, alle sorelle. Io poi sono di sostegno a tutti, devo dire, sono una persona che sa ascoltare. Sinceramente il mio corpo non l'ho mai visto, non mi sono mai resa conto di quella che ero, perché ho avuto proprio difficoltà, non mi sono mai amata. Sì, le persone mi hanno detto bel viso, cioè, sei una bella donna, ma non ho mai preso coscienza di me stessa, soprattutto perché mia mamma è stata sempre una distruttiva nei miei riguardi. Quindi mi sono sempre sentita un brutto anatroccolo, diciamo. Voglio
pensare per una volta a me stessa, piacermi e soprattutto raggiungere quella consapevolezza che si riesce ad essere donna e a valere anche se con qualche chilo in più, però stando bene in salute e basta.